La vecchia guardia, i colleghi che con lui hanno condiviso anni di militanza nella politica, quella politica con la P maiuscola. La nuova generazione, i giovani della politica molisani, alcuni hanno fatto strada nonostante la giovane età, altri ancora nelle retrovie in attesa di fare il grande salto. Tutti insieme per dare l'ultimo saluto a Fernando Di Laura Frattura, morto alla Cattolica all'età di 83 anni. Il rito funebre è stato celebrato a Campobasso nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. In prima fila, accanto al feretro, il figlio Paolo, attuale governatore della regione, la sorella Giuliana e gli altri familiari stretti. Padre Lino Iacobucci ha celebrato la messa, riservando parole di stima e di affetto per Fernando Frattura, un uomo giusto che ha dato tanto alla sua terra, ha detto nel corso della sua omelia. Il ricordo commosso di chi lo ha conosciuto. È una persona intelligente, senz'altro. Poi aveva un dinamismo unico. Aveva l'argento in vita, no? Quindi lui si muoveva e aveva il fiuto, in politica aveva, diciamo così, il senso di agire in primis. Ma è vero che era anche un po' fumantino? Era un po' fumantino, però insomma era una qualità che ovviamente non primeggiava, no? In lui primeggiava l'intelligenza e il senso pragmatico di risolvere le questioni. Chi c'è stato quasi 15 anni insieme alla regione non può ricordare il personaggio, burbero, urlante ma buono, fondamentalmente buono. Frattura è stato uno degli uomini e dei politici che hanno fondato questa regione e quindi credo che dobbiamo tutti ricordarlo con simpatia, con affetto e con rispetto. Fernando era un uomo di buon senso anzitutto, un uomo che aveva tanto senso di responsabilità e direi di fedeltà, fedeltà che lo ha premiato nell'attività politica, ma era anzitutto un uomo che sapeva agire, faceva agire, ecco questo perché molti uomini politici hanno il demerito, l'incapacità di far agire anche gli altri. Fernando invece era l'uomo che lasciava agire, che condivideva, che discuteva, che animava la discussione e poi sapeva cogliere i momenti positivi. Qualcuno ha detto che con Fernando Di Laura Frattura se ne va un pezzo di storia importante del Molise, storia politica. Beh, ha detto il vero, Fernando è stato un protagonista visibile della storia del Molise anche nei momenti più belli e più difficili di questa regione. Io ho avuto modo di collaborare con lui per lungo tempo, per lungo periodo e l'amicizia che ci ha legati è davvero forte. In questo momento esprimo naturalmente tutto il dolore per una perdita assolutamente inaspettata, anche perché Fernando continuava in ogni caso a lavorare nell'interesse di questa regione. Molti volti noti della politica, il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro, gli assessori Petra Roia e Facciolle, alcuni consiglieri regionali, il senatore Roberto Ruta, l'europarlamentare Aldo Patriciello, Mario Pietra Cupa, presidente del Neuromed, c'erano anche i vertici molisani e romani della Cattolica e c'erano i rappresentanti del mondo imprenditoriale e industriale della regione. Al termine della funzione il feretro è stato portato in spalla fuori sul sagrato della chiesa e poi deposto all'interno del carro funebre. È rimasto lì a lungo in attesa che si compisse il rito delle condoglianze all'interno della chiesa. In centinaia hanno voluto salutare personalmente i familiari di Fernando Frattura. Un abbraccio, una semplice stretta di mano, una parola di conforto. Poi, quando la chiesa si è svuotata, il presidente è uscito insieme alla sua famiglia. Solo allora il piccolo corteo funebre è partito alla volta di Alfedena, paese natale di Fernando Frattura, dove la salma sarà tumulata.